tutti i ragazzi in Cyberconnect 5 e andiamo avanti con Far Cry 3. Eravamo rimasti qui che dovevamo trovare l'antenna. Vabbè, l'attore radio è uguale, quello che è, tanto il significato è sempre quello. E vediamo se possiamo inculare qualcosina. Oh, si è tirata la pistola fuori dal culo. Vai, mira, spara, ok, va bene. Per saccheggiare. Orsacchiotto rovinato? Perché c'era il simbolo di delle chiavi per un orsacchiotto? Vabbè, non lo scopriremo mai. Misteri di Far Cry. Vabbè, ma perché tieni premuto, Maria Macane? Vabbè che fa da solo, però. Non ha di nulla. Dove sei? Eccoti qua. Parlami. Esprimi i tuoi pensieri. Vabbè, ne me ne vado. L'hai voluto tu. È bruttissimo come corri però, Jason. Cioè, devi rifarti... Oh, money! Tieni premuto. Minchia, oh. Ma premi è per prendere... Almeno fammi l'animazione di lui che piglia, no? Vabbè, non pretendo troppo da questo gioco, cioè dai giochi in generale. L'importante è il gameplay. E so che questo gioco è spettacolare. Quella deve essere l'antenna. La maxi antenna. Un'antennona. Sta canzoncina... Chi è? Ah, un serpone. A dopo, prima che vedete che c'è qua. Saccheggia. E basta. Ciao piccolo cucciolino. Piccolo cucciolino, come te va? Tum! Ho detto tum! E quando dico tum, devi morire. Premi esco. Ma ti ho detto... Me l'hai già detto. Non posso prendere? Serpente. Ci sono poche creature che i nativi di Rock Island detestano più dei serpenti. Perché fauna, sì, vabbè, mi raccatta tutte le informazioni delle varie stronzate. Guarda, questo usa il coltello, l'ho scoperto a caso. Pugnale da cerimonia. Vabbè. E ha già fatto giorno, spettacolare. Vabbè. È già pomeriggio fra un po'. Noi saliamo le scale e zuccheriamo gli ascensori. Avete capito? Allora. Wow. Della serie arrangiata a manetta qui. E invece guarda in basso. Anzi, più che altro guarda anche in basso, se no tu cadi e te ne accorgi. Feticcio. Vabbè. Vai, sali. Sali in cima alla torre raso, ok, ora va attivato. Da qua. Allora, istruzioni no. Sei venuto per interagire. E lui sa già quello che fare. Perché te l'hanno già detto prima, vero? E quando... cioè non c'era in quel momento. Oh mio Dio, che figata. Sono tipo dei punti chiave. Una macchina rotta. Ok, ci servirà poco. Torre della radio attivata. Bene. Questo. Caraffa. Da lì non posso più scendere. Beh, volendo sì, però. Ok, spazio. Devo tenere premuto. Allora, io per sicurezza mollo dopo. No. Ok. Niente male, eh? Già. Proprio meglio delle giostre proprio. Bene. Mostrami la mappa. Come fa a sapere che c'è la mappa? Apri la mappa con M. Vedi? Esprimiti. L'antenna ha rivelato tutto quel che ti serve a sapere della zona. Negozi, avventure, le missioni sull'isola. E come te, Jason, i commercianti vengono da fuori. Usano le antenne per fare affari e ti ricompensano con armi per tutte quelle che liberi. Il guerriero e il cacciatore. È nell'ordine delle cose. Guarda la mappa. Scegli il tuo terreno di caccia. Non devi temere i tuoi istinti. È la società che ti ha insegnato la paura. Non la natura. Questa ha ragione. Beh. Usa per muovere il cursore sopra la regione del cinghiale. Dove è il cinghiale? Questo? Per impostare la distanza. Dunque, se vuoi salvare i tuoi amici, devi conoscere la giungla. Le pelli e il cuoio degli animali ti permetteranno di trasportare più armi e oggetti. Con le piante si possono creare dei porti medicinali per curarti, amplificare i sensi e molto altro. Giusto, vai.
Torna da me quando avrai dominato la tundra. Ah, cosa significa? Che cosa dovrei fare? Spaccare il culo agli animali intanto. Ok, se vedo una tipa... La stupro di... No, scherzi. Non lo farei mai. Comunque, seguire i tuoi istinti animali più o meno. Va bene, te non vieni? Nuova storia. Was the... La palestra, vabbè, per tornare indietro, spazio fino a mano, ti muto le piedi, sali e scendi. Guarda... Oh, grazie, cazzo. Cambio posto. Va bene. Minchia, dai tempi di Far Cry 2 che non giravo con queste macchinettine qua. Un antilope, penso. Yeah! Ok, allora, secondo la mappa, il Tom Tom mi dice di andare di là. E qui ci sta un diamante! Fermo un attimo. Che è come i diamanti di fa... Maremma... Fermo un attimo, com'è? Come funziona qua? Li trovi sempre a culo? O devi fare qualcosa di particolare? Beh... Non c'è. Eppure mi segna che è qua. Vabbè, vedremo più avanti. No, perché tipo su Far Cry 2 ci sta la cassetta e tu ce lo trovi dentro. Mi sa che ora hanno aggiunto qualche roba in più. Guarda lì come sgasa. Mamma mia. Qui ce ne sono tre addirittura. Aia. Quattro. Qui tutte le piante da trovare. Oh, piano. E siamo arrivati. Trovare piante di animali. Sì, ma quali? Fa cosceri intanto. Vabbè, cinghiali, fa cosceri, più o meno siamo lì. Vediamo se qui ci sta un diamantino o smeraldo, perché cazzo. Ah, qui vedi, tipo qua. Che volo? No, dai. Ehi, c'è il simbolo del... Foglia rossa 1. Dai, c'è che fa anche le... Olle! Mamma mia. Raccogli. Poi due foglie verdi. Vai, qui siamo di sta in erboristerina. Poi un'altra foglia verde e una foglia blu, che quella lì mi pare che si trovava nell'acqua, se non sbaglio. O se non ricordo male. Lascio il ramp, perché ti so che poi... Ma se proprio... Sì, vabbè, io vado lassù. Oh, chi è? Eccolo! Muore, motherfucker! Muoio! Ok. Ce la puoi fare. Sei mia. Yeah. Cazzo. Visto? C'aveva anche il cazzo, vabbè, è un animale. Cioè, nel senso, come si dice, un essere vivente. Qui c'è la pianta, poi palle di albero, yeah, voilà, foglia verde. Ora tocca trovare una scimmiata. Questa qui la prendo per sicurezza, perché è figo. E dobbiamo ammazzare un altro scimmiato, che tanto sono qui. E una foglia blu, che sono quelle più bastarde da cercare, se non dico una cazzata. Di solito nell'acqua. No, non c'è una merita seppia. Oh, ciao, e tu chi sei? Bye bye. Le foglie verdi, sì, quelle bianche, gialle, come cazzo, blu, dove cazzo le trovo? Questa canzoncina da Tarzan, gas. Allora, o cinghiale, o foglia blu, che vi pare. Proviamo con un richiamo. Ehi, su, qualcuno che si faccia sentire, possibilmente. Creduccia. Foglia blu, ecco la foglia blu. Geranimo nell'acqua. Oh mio Dio, fighissimo. Ora speriamo di non trovare la sorpresina sott'acqua e ci muoio io con queste cose. Eccola. La foglia blu di Resident Evil. Quella di Resident Evil 3. No? Sì. Quella del Nemesis, pare che... No? Sì. Per curare dall'infezione. Qui mi sa che si grava l'altro. Guarda, ho sentito un rumore di maiale. È qui vicino, lo sento. Se male macane magari mi levi... Ah, eccolo laggiù. Ah, ce n'è più di uno anche. Ta, muori, stronza. C'è una mira di merda. L'ho beccato? No, è lì.
Muoviti, ricarica, cazzo! Ma ti sei fottuto da solo. Vieni qua. Dove pensi di fuggire? Dannazione! Oh! Vieni qua. Non ti puoi essere bloccato come uno stronzo, eh? Ehi! Vai! Oh! Ti sei bloccato! Che cazzo fai? Leva la mira! Va la cercare, si è bloccato come uno stronzo, accidente bug delle palle. Riproviamo magari facendo il giro di Peppe. Ah, infatti si è funzionato. Stai scuoiando una foglia comunque, non te lo vorrei dire. Uccidi, scuoi dei cinghiali, raccogli tua mamma, ok. Andiamo a vedere qui che ci sta un tesoro. Aspetta, prima lo trovo, ecco. Nuovo tutorial. Sigaretta. Seleziona un'icona, apri una mappa, spostamento rapido, ok. Allora, apri una mappa. Devo andare qua. La macchina. E la macchina rimane così? Vabbè. Le cariche di C4 vengono detonate a distanza, nell'ordine in cui... Parla con Dennis. Brick with tennis, ma come si salva qua? Ah, alla vecchia maniera, buono. No, non è aperto. Voglio uscire, non so se si intende. Ho detto che voglio uscire, ma porca puttana. Oh, era difficile? Hello, baby. Oh, Ubisoft, complimenti con la grafica comunque. Vabbè, devo parlare con coso. E mi sta prendendo fuoco il culo, vabbè. È un dettaglio. Vabbè, un'altra macchina. E c'è una foglia gialla. Salve. Dammi quel bel mito. Dennis, ho le piante e gli animali. Vai, ora fumiamo insieme. Bene, piega la natura al tuo volere. Sì. Ti insegno. Mi ricorda tipo i puffi. No, i puffi facevano la lingua di travaglio, vero? Ora prova a preparare due siringhe con le piante. Sì. Prepara due siringhe. Crea. E crea. Oh, e crea. Bene, già. Oh. Con un po' di fortuna troverai piante ancora più potenti. Adesso usa le pelli degli animali che hai ucciso per portare con te più oggetti. Fatto. Con un po' di fai da te potrai trasportare più armi, denaro, oggetti e siringhe. Giusto. Sì. Un'ultima cosa. Il tatau sul braccio indica che tu sei speciale, che hai l'animo di un guerriero. Stai percorrendo la via. Vai. Ti mostro come aggiungerne altri. Vai. A ogni tatau corrisponde un'abilità. Puoi scegliere di apprendere abilità in tre diversi campi. Adesso ti insegno l'abbattimento. Abbattimento, chef, abbattimento. Sì, apprendi. Diventando più forte con ogni nuova abilità. Pixelloso. Il tatau crescerà. Scegli una. Ok. Avvicinati al nemico senza farti scoprire. F quando indicato è per ucciderlo. Moltiplica per 3 gli XP ogni uccisione. Ah, buono. Devo scegliere un altro a caso. Scivolata. Scivolata, dai. Sei stato bravo, Cesa. Grazie, mamma. E prima c'era... un'ora scarico il telefono. Ah. Ehi, hey Felipe, stiamo andando all'avamposto di Amalanti. Abbiamo una delle americane. Vieni a divertirti. Ma che cazzo... Lisa. Lisa, va. Dobbiamo riprenderci. Per il culo. Vieni, seguimi. Si chiama per caso come la mia ragazza, a parte che lei è con la S, non con la Z. Vabbè, piccole fortune della vita. Vabbè, guida. Cos'è l'avamposto dove hanno portato Lisa? Gli avamposti sono roccaforti sparse per Rook Island. La AS li usa per controllare le zone circostanti. Quindi andiamo a combattere. Questo sì, affare che frutto? Una buona causa. Prendiamo due piccioni con una fava. Te se la fava però, eh? Siamo in guerra con Vaas. Sottrarre avamposti ai pirati è vitale per riprenderci. C'è
funzionato. Se ne riconquistiamo uno, la zona diventa sicura. Poi se ti attaccano si fottuto. Spostamenti più veloci e nuove occasioni di renderti un guerriero più forte. Yeah, I'm Super Saiyan. Peccato, guerrieri Raglia. Sono dei nostri. Che vivono nel cuore dell'isola. Grazie al Tatao, si fideranno di te. Senti, apprezzo il tuo aiuto, ma io voglio solo salvare Lisa e i miei amici. E mio fratello, l'ultimo che mi è rimasto. Questo è l'unico modo di rivederli vivi. Sei fuggito dal campo, se sei sopravvissuto, è il momento di lottare. Beh, hai ragione. Siamo tutti uguali, certo. La differenza è tra chi agisce e chi sta fermo. Già. Ok, ce la posso fare. Ma... una volta ero uno straniero come te. Non sei solo, amico mio. Dove sei? Aspettiamo te per iniziare l'attacco. Ah, quindi sono lo stronz. Devi spiegare te. Ora devi combattere. Già mi conosci. Puoi attaccarli di sorpresa, dalla distanza. O arrivare di nascosto. A te la scelta. Vabbè. Appunto di preparazione. Avanza nella storia per sbloccare nuove ricette. Prepara siringhe. Crea oggetti e munizioni e trasportare più oggetti. Vabbè. Quindi sono lo stronzo che deve andare in nuova scoperta. Un'altra storia. Te ne premuto uno per vedere le armi. Usa il mouse per scegliere l'arma X e tornare all'anno precedente. Vabbè. Oh. E le granate quando l'ho preso? Vabbè. Devo andare. Tecnica. Madonna. Sì, va bene. Grazie. Tirachiat. Va bene. Sì, va bene. Basta. Posso? Sì. Posso andare a spaccare il culo a questi? Possiamo andare a spaccare il culo al prossimo? Va? Aspetta, ora deve scalare il mondo di robe qua. Senti, fa vedere dove è qua, così si fa prima. Oh, è davanti a me. Oh, ci voleva tanto. Che cazzo. Che cazzo fa, diciamo? Nuovo tutorial. Oh mio Dio, me l'hai detto già all'inizio. Capitano ovvio. What's up? Saremo agili come un coyote e furbi come una volpe. Lisa, ma non sarà qui. Li uccideremo tutti silenziosamente e non sapranno chi l'avrà colpito. Quanti si lanciavano i sassetti, vero? Ehi, Gigio? Siamo troppo. Oh, maiale sta buono. E qui siamo nella merda se ci sgamano. Vediamo. Se il tipo fa così, il tipo dovrebbe venire là. Wow. Piano. Muori, stronzo. Cucciati. Prendi. Non posso prendere il cadavere e toglierlo? No. Sarebbe stato. Di chi è quel corpo? Di Gesù. È morto di infarto. E se vedete un taglio è perché. Perché sì. Via. Dai, non può. Ciao. Non mi hai visto tanto. Aperti. Vostra madre una zoppa. Oh, sto che sta arrivando qua. Provatelo. Bravo stronzo, ti sei scoperto come un imbecille. Sto diventando scemo. E stai per diventare anche morto, amico mio. Su. Sì, ma... iniziate a cercare. Quanti morti? Sì, ma... che c'ho? Mo' ammazza tutte e due. No, non mi hai visto. È solo la nota impressione. Oh mio Dio. Questo lo devo beccare prima quello dietro. Ciao. È stato bello conoscerti. E muori. Cazzo. No, non c'è. Oh, il cane di merda. Figlio di puttana. Figlio di un cane. Mori.
Figurati. Mamma mia che culo. Vieni qua, vieni qua. Marema maiala che mira però. Olè. E morirono tutti, morirono ammazzati. Oh, puntuale preciso per la fine del video. Quindi, ok. Quindi, terminiamo questo video gameplay. Iscrivetevi al canale se non siete già iscritti. Mi piace già la fanpage di Facebook e per domande su AskFM che trovate tutto in descrizione. Spero che questo video, ciao a tutti, alla prossima. Ciao ciao!